Anche io ho un ricordo di Corviale, un po' diverso da quello di Simone, perché in quegli anni eravamo tutti, io vengo dal mondo delle costruzioni, dal settore edile, e questo è stato un grande laboratorio sindacale, che c'era un modello di interpretare la politica e il sindacato in rapporto diretto con il territorio, fortissimo, in cui il dibattito e il contributo dei cittadini, dei residenti, quelli che c'erano qui intorno, e del sistema politico, che qualcuno prima sottolineava, era fortissimo. C'era la grande partecipazione di quegli anni. Chiudo il ricordo perché mi sembrava interessante e utile sottolinearlo. Ora, mi concentro un attimo sul tema della povertà e della costituzione dell'alleanza contro la povertà, che è stata una grande intuizione e rappresenta un modello nuovo di far politica. Nell'alleanza contro la povertà ci sono 35 associazioni, nasce per chi è vocato a fare questa roba qui, Agri e Caritas, col tempo si costruiscono reti ed alleanze e si mette dentro tutto un mondo rappresentativo, ognuno per i suoi bisogni, per le sue competenze, per il suo portato di valori, per metterle insieme in rete. Ora, so perfettamente che l'alleanza è un'associazione di tipo a legame debole, in quanto di per sé, insomma, ognuno poi continua necessariamente a fare quello che fa regolarmente, però questo sistema ha consentito di mettere al centro della discussione per la prima volta in Italia il tema della povertà. Dal 2014 nasce dalla intuizione di Caritas e Agri, a seguire arrivano gli altri, compresi CGL, CISL e UIL, e ragionano e costruiscono il RAIS con la S finale, il reddito di inclusione sociale, e affrontano il tema della povertà non semplicemente, poi arrivo al fatto che relazione c'è tra povertà e periferia, perché sembra che sta andando fuori tempo, costruisce e affronta la povertà per la prima volta, che non è semplicemente la mancanza di reddito o la mancanza di lavoro necessaria. Oggi anche chi ha un lavoro spesso sta in una condizione di povertà, ma costruisce, interpreta la povertà in un sistema multidisciplinare dove il tema della casa, il tema della sanità, il tema dell'educazione, il tema della scuola, il tema delle privazioni in genere e delle disuguaglianze, se messi tutti insieme, aiutano il soggetto, il nucleo familiare a uscire dalla povertà, per farlo tornare autonomo, per reinserirlo nel mondo, nella società, in maniera autonoma. Naturalmente loro, in origine si pensa, tenete bene a mente i numeri, che erano necessari nel 2014 7 miliardi per fare un intervento sulla povertà. Poi ci sono fasi intermedie, arriva il SIAM, fallimento, arriva il REI, qui si può fare tranquillamente una critica all'epoca, a quel governo Gentiloni, che affronta il tema con timidezza e con insicurezza, perché è bene l'impostazione, è giusto la costruzione, non ci sono i soldi necessari per affrontare il tema della povertà, perché 2 miliardi non erano sufficienti. Nuovo governo, reddito di cittadinanza, adesso io non entro nel merito delle critiche, l'unico rischio che si corre è che se si affronta il tema in maniera negativa, anche le risorse che stanno, il tema esce fuori dalle agende, e le risorse che sono state messe a disposizione rischiano di vanificarsi, perché questo è il rischio che si corre. E alcuni, anche qui in relazione ai periferie, perché poi ci sono alcuni numeri interessanti che legati al reddito di cittadinanza. Il Lazio è la terza regione in Italia che ha fatto richiesta per il reddito di cittadinanza. C'è la Campania, c'è la Sicilia. Ora immaginate che Roma è tre quarti dell'economia sempre, di qualsiasi argomento si tocca di tutto. E naturalmente le domande sono state delle 78-80.000 domande presentate al Lazio, 60.000 rotondi i numeri, vengono presentate a Roma. E qual è la sede INPS in cui vengono presentate più domande? Il Casilino. E dove insiste il Casilino? Su tutta quella fascia,
periferica, dove sta, dove c'è Torre Maura, dove c'è Tormarà, dove c'è tutta quella situazione di povertà forte, e non solo questo, ma c'è il maggior numero di richieste di disoccupazione e c'è tutta una serie di disuguaglianze che incidono lì, in quella parte di territorio, compreso altro. È naturale che ci sia, come dire, un problema di tenuta sociale su quel territorio. È necessario intervenire, è necessario che lì ci sono il numero maggiore di disoccupati. E che tipo di rapporto c'è oggi? E tra l'altro c'è una popolazione giovanile tra le più alte di Roma e c'è una relazione molto stretta. Giovani, disoccupazione, e quei giovani spesso non sono neanche più italiani, per fortuna, ma rappresentano una popolazione che viene da altre, che non riesce ad integrarsi perché la scuola non funziona, perché c'è il problema delle scuole fatiscenti e dell'edilizia scolastica e delle risorse che non vengono spese, dell'utilità. Allora, se manca il lavoro, ma che razza di speranza può avere una persona?